Se voi vi svegliate la mattina e avete un sogno, inseguitelo, inseguitelo perché è la cosa che più ci riempie, inseguire i nostri sogni, i nostri obiettivi. Non sarà mai facile, è pieno, il cammino è pieno di ostacoli, però è proprio lì che ti crea il carattere e crea il guerriero che è in te per poi arrivare a raggiungere i tuoi obiettivi. E non c'è cosa migliore che realizzare i sogni. La box sta cambiando in positivo, si sta un po' adattando al mondo perché appunto qua in Italia era un po' ferma ai vecchi anni 80-90, che era solo box. Ora dobbiamo capire che c'è un mondo attorno, il mondo gira, si sta un po' adattando, il pubblico si sta adattando e il pubblico che non solo guarda un pugile, ma guarda anche il personaggio, si sta comunque avvicinando a questo magnifico sport. Ma tutto questo rumore, cioè, a me è un rumore che è piacevole, perché appunto si tratta proprio di quello, di essere conosciuti, di essere popolari per poter mandare il messaggio, per poter essere un esempio. Io cerco di vedere sempre le parti positive di ogni cosa. Io penso sia un giusto equilibrio, bisogna avere un giusto equilibrio. Io quando sono in preparazione sono solo in preparazione, non penso ad altro. Quando ero a fare ballando ero super focalizzato su ballando, quindi bisogna avere un giusto equilibrio in ogni cosa. È stato un periodo duro, un po' per tutti. Il mio cammino nella mia carriera ha influito tanto perché ci ha fermato un po' a tutti per un anno. Però appunto io cerco di vedere il bicchiere mezzo pieno e l'ho preso come una scuola, ho imparato, ho fatto altre cose. Fa paura non poter tornare alla normalità, questa è la paura più grande perché diciamo che ci manca un po' a tutti essere in un mondo un po' normale, che poi ora riesce a dare più valore alle cose semplici, a berti un caffè con un amico, un abbraccio, una camminata. Questa è la grande paura, però io sono molto fiducioso, ho molta fede, so che tornerà tutto nel migliore dei modi. Non seguo tanto la box dilettantistica, però ho molti amici che comunque avevo conosciuto appunto in nazionale e loro continuano ad essere nel circuito dilettantistico e io me lo auguro perché noi siamo un paese grandissimo e spero che possiamo eccellere in ogni cosa. I prossimi step sono crescere, crescere, diventare sempre più grande, è uno degli obiettivi più grandi che ho è appunto essere un esempio per le persone, per i giovani, per chi ha un sogno. Se voi vi svegliate la mattina e avete un sogno, inseguitelo, inseguitelo perché è la cosa che più ci riempie, inseguire i nostri sogni, i nostri obiettivi. È partito tutto tramite una chiacchiera, cioè è qualcosa di super carino perché far vedere alle persone cosa c'è dietro il nostro mondo, sarebbe una cosa carina arrivare a fare un evento o qualcosa di beneficenza, dal portare sul ring qualche amico artista, cantante, dei giocatori, si vociferava Lukaku, però sono solo chiacchiere per ora, stiamo parlando, però è una cosa che secondo me è molto divertente. Dopo quella discussione che hanno avuto, che spero sia finita lì, però ci ho pensato, Va bene, sì, Massi. no, ci ho pensato, sarebbe una figata, però sempre a scopo di beneficenza e è comunque uno sport bellissimo che ti insegna tanti principi, valori, ti fa capire il sacrificio e quindi perché no? Però sempre in ambito amichevole, diciamo.